Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Poche settimane fa la Galleria Nazionale delle Marche ha avviato una interessante iniziativa denominata Raffaello in Minecraft. L'iniziativa è ispirata alla vita del giovane Raffaello nella sua città natale, Urbino, e rappresenta il primo caso di narrazione partecipata con al centro la vita di un personaggio artistico di grande rilievo come Raffaello, che mette insieme il museo, la scuola, la cultura e le nuove tecnologie attraverso lo strumento didattico Minecraft. L'iniziativa è un concorso riservato alla scuola, in particolare alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, e un insegnante può anche iscrivere una o più classi. Per partecipare, l'insegnante deve riempire il form che accompagna il post di questo video, compilando tutti i campi opportunamente. Sono tutti campi obbligatori. La finalità del progetto è quella di stimolare i partecipanti nella documentazione e nella ricerca sulla vita del giovane Raffaello e a valorizzare inoltre l'esperienza educativa dei partecipanti, che avranno modo di mischiare le proprie competenze di arte tradizionale con le nuove tecnologie. Cosa si vince? Sicuramente tutte le classi che si iscrivono vincono almeno le licenze Minecraft, che potranno utilizzare anche al di fuori di questo concorso e utilizzarlo anche in altri contesti, come per esempio coding, chimica, storia e quant'altro. Verranno individuati 6 elaborati vincitori che saranno inseriti nell'ambito del nuovo allestimento degli spazi di Palazzo Ducale in occasione del 500° della morte del grande artista. Cosa bisogna produrre? Sicuramente dei contenuti digitali, storytelling per esempio, e il mezzo più semplice per realizzarlo è per esempio utilizzando la fotocamera disponibile in Minecraft, che serve per documentare le attività dei ragazzi. Vi faccio vedere un semplice esempio. Questa è la città di Urbino ricreata in Minecraft, che ho messo a disposizione per il museo e che sarà a disposizione delle scuole che parteciperanno. Sulla base di questo mondo potrete creare le vostre storie, suggestioni, idee e narrazioni da restituire proprio al museo. Non dimenticatevi che avrete tutto il supporto da parte nostra per permettervi di partecipare con successo all'iniziativa, mettendovi a disposizione una mail ed un numero di telefono, per esempio. In Minecraft è come avere infiniti mattoncini Lego. Posso utilizzare la funzione di ricerca per individuare l'oggetto che mi interessa, in questo caso la fotocamera, che prendo e metto nel mio inventario con due semplici clic. Ho già preso due altri oggetti, il portfolio e il libro e penna d'oca. Vediamo ora come utilizzarli. Con la rotellina del mouse muovo il selettore nella prima posizione sulla fotocamera. La fotocamera serve per documentare le proprie attività. Con il tasto destro eseguo una semplice foto. L'oggetto portfolio non è nient'altro che un book fotografico. Inseriamo alcune didascalie: la piazza di Urbino, i Torricini, il Duomo di Urbino. L'oggetto libro e penna d'oca serve per creare le proprie storie con testo ed immagini. Proviamo a continuare la nostra storia? È sufficiente muovere il cursore sul libro e digitare. Raffaello, questo il suo nome, trascorse la sua infanzia proprio nella città di Urbino. All'epoca ad Urbino si viveva un'atmosfera ricca di idee artistiche e culturali. Proviamo ad andare alla pagina successiva ed aggiungiamo l'immagine appena scattata, questa della piazza, e scriviamo: nella piazza era solito organizzare tornei e giostre. Da questo punto ovviamente potete continuare da soli. Questo è un esempio di prodotto digitale che può essere restituito al museo e che potrebbe trovare spazio all'interno degli spazi dedicati al giovane Raffaello. Il numero di licenze purtroppo è limitato. Quindi invito chi sta vedendo questo video ad iscriversi quanto prima, perché seguiremo la politica del primo arrivato, primo servito. A me non resta altro che ricordarvi di sottomettere quanto prima la vostra
candidatura per partecipare a questo innovativo progetto. Il link lo trovate nel post che accompagna questo video. Vi saluto, a presto, ciao!